Hello guys, Runner here, benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale, siamo su Mario Kart 8, andiamo subito a correre perché abbiamo delle corse in 200cc interessanti, molto interessanti da fare. Ok signori, abbiamo preso Baby Mario con un setup molto particolare che funziona molto bene in 150cc su alcune piste, non su tutte. In 200cc non so se l'ho mai provato perché non ricordo, non gioco a Mario da tanto come ben sapete, l'ultima volta che ho giocato è stata per registrare l'altro video, la settimana scorsa, ma appunto ho fatto solo quella sessione e non ho più giocato. Allora, cerchiamo di fare qualcosa di interessante. Con 200cc si va speditissimi anche sott'acqua, quindi forse conviene la pena. Vale la pena andare dritto lì. Benissimo, guardate che bello, cavolo, 200cc, signori, è allucinante. È allucinante, mamma mia, per quanto! Mamma mia, per quanto! Ma io gli lancio dietro le tartarughe. Ok. Siamo secondi, signori. Sto setup perché è bello? Perché è ultra controllabile, nel senso che riuscite tranquillamente ad andare dove preferite. Non ci sono grosse problematiche di controllo nella direzione. E questo, ovviamente, essendo un personaggio piccolo, vi permette di, insomma, andarvi a intrufolare in tutte quelle curve un pochino più difficili. La cosa carina, davvero carina, è che questo compromesso, tra virgolette, riesce comunque a regalarvi una buona velocità, perché non è niente male, come potete ben vedere. Ok, che siamo in 200cc e qua persino i polli zoppi vanno praticamente veloce. Però Baby Peach, senti, qua mica stiamo a pettinare le bambole. Bravissimi. Ok. Oh, questa ci ha regalato un funghetto. Guardatela come va. Proprio diretta. Ok, signori, intanto sto guidando un po' maluccio, ma tutti questi tre funghi, ma a me no, niente. Cioè, ma a me una cosa carina, che non so, tipo un fungo dorato, giusto per darmi una cosa utile. Ma tutti alla fine, ero secondo. Fino a 2 secondi fa ero secondo. Ok. Comunque, il setup è molto carino, signori, quindi provatelo, vediamo come va sulle altre piste, perché abbiamo 4 gare da fare per il momento, quindi, ma ci sta. Ok, circuito di Mario, proviamo a vedere qua come ce la caviamo. Allora, cerchiamo di fare una buona partenza. Ho riportato Mario Kart perché nell'ultimo video vi ho visto molto molto contenti di questo ritorno e sinceramente ho detto va bene, riportiamolo, era un po' che mancava sul canale e mi sembrava carino, insomma, riproporlo. Continuerà anche Sonic All-Star Racing, tranquilli, ma quello lì c'è un po' più di sbattimento per registrarlo perché ce l'ho su PC, quindi è un po' più sbattoso. Su Wii U mi viene più comodo, ma in generale mi viene più comodo registrare su console. Allora, vediamo di prendere qualcosa di decente, tipo il fungo. Oh mio Dio, signori, 200cc più fungo significa che siamo Schumacher sui kart, praticamente. Guarda. Ok, questi intanto corrono peggio di noi, non so come facciano. Dai. No. Baby Mario, ho preso malissimo sta curva, signori, senza derapata. Me la sono meritata. L'ho presa male, me la sono meritata. Aia, però così no, mannaggia a voi. Ok, cerchiamo di prendere qualche altro oggetto interessante, soprattutto di arrivare un po' più alti che quinto come posizione. Dobbiamo arrivare a fare 10 monetine. Se arriviamo a fare 10 monetine andiamo più veloci, quindi siamo a 5. Superiamo questo tizio qua, molto molto bene. Ciao amico, no, ci ha risuperato. No. Signori, sentite, io c'ho 3 funghi e intanto giustamente mi prendono con i gusci da dietro perché ci sta. Però siamo quarti, quindi siamo già una posizione avanti rispetto a prima. Quinti, ho parlato, come ho detto. Tanto butto dietro la bomba giusto per tenere le distanti. Difendiamo la quinta posizione. E offline, signore, 200cc sono tosti. Il computerino si fa valere. E il nostro setup, secondo me in 200cc i setup che vanno di più sono quelli con i personaggi medi, molto di più che in 150. Comunque siamo arrivati quarti, molto bene. Ok signori, ho scelto una pista un po' suicidio con i 200cc, perché questa è davvero tosta. Però non la facevo da tanto tempo, quindi ho detto vabbè, ma sì, facciamola, ma chi se ne frega. Allora, partiamo subito molto bene in realtà, anche se ci superano, ma noi siamo partiti piuttosto benino. Facciamo questo, molto molto bene, dobbiamo a quella la bananina.
E qua dobbiamo cercare però di guidare in maniera un po' più decente, perché così se no non andiamo da nessuna parte. E dire che comunque ho un setup molto maneggevole, signori. È davvero un setup che, di cui la maneggevolezza penso sia una delle più alte di tutto il gioco, avendo comunque una buona, un buon rapporto tra accelerazione e velocità. Ok, benissimo. Attiviamo la piantina. Signori, qui dobbiamo frenare, se no, ecco, ci andiamo a schiantare. Con tutto che ho frenato, ci siamo andati a schiantare. Amico mio bello, ti prego, accelera. Oh, bravo Baby Mario, bravo, bravo. Vai così, benissimo. Non abbiamo ancora 10 monetine e siamo per andare a fare il secondo. Ah no, il secondo giro l'abbiamo già passato. Siamo per entrare nel terzo giro. E amico mio, guarda quello quanto corre. Abbiamo capito che è il personaggio prescelto dal PC per darmi filo da torcere in ste gare. Però, insomma, sta andando proprio come una, non lo so, come una nuvola Speedy. Sapete cos'è la nuvola Speedy? Immagino di sì. Oh, dai, 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 vai così. Ok, che poi nella versione giapponese di Dragon Ball, signori, la nuvola Speedy di Dragon Ball, per chi di voi non lo sapesse, non immagino come possiate non saperlo, però potrebbe esserci qualcuno tra di voi che non lo sa. La nuvola Speedy in giapponese non si chiama nuvola Speedy, ha tutto un altro nome molto più serio e molto più brutto, perché che figo il nome nuvola Speedy, mi piace. Signori, secondi per il momento, questo ci ha superato come non so che quello, guarda come va quello lì, ma Dio santo. Vabbè, comunque terzi, abbiamo fatto quinti, quarti, terzi, al rigore di logica al prossimo arriviamo secondo. Signori, è risaputo il fatto che io mi voglia male e siamo su Big Blue, una pista dell'ultimo DLC di Mario Kart 8, molto 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 bene. La canzone è fichissima, inutile dirla, proprio bella, mamma mia. Ok, signori, scusate, ma le musiche di F-Zero sono meravigliose. E ci sta completamente. Ah, mio Dio! No, Mario, Mario! Ah, siamo caduti come dei pirli. Ah, signori, che cosa brutta. Ok, allora cerchiamo di fare le cose per bene. Siamo quinti, dobbiamo arrivare secondi. Per record di logica, almeno secondi. Ok, ok. E il fatto è che il turbo 200cc è quasi uno svantaggio, signori, perché vai troppo veloce. È troppo, troppo, troppo veloce. Via dalle balls. Ok, ok. Ah, il freno, signori. Quanto si usa il freno su sta mappa 200cc? Voi non avete idea. È allucinante. Ma in generale a 200cc si usa tantissimo il freno. E... oh, no, no, no. Cavolo. Cavolo, 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 cavolo. Mannaggia, che brutta. Abbiamo avuto proprio una brutta combo, signori. Brutta combo di cosine. Non so se riusciamo a recuperare. Ci proviamo. Siamo sesti. Vai, Baby Mario. Vai, Baby Mario. Mannaggia a te, Baby Mario. Perché ti sei incantato? No, 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 no. Oh, no, no. Che... quello ci ha avuto una mira millimetrica, signori. Allucinante. Allucinante. Tartaruga blu sperando che prenda qualcuno. Io non l'ho fatta assolutamente bene con la curva. E siamo arrivati ottavi. Proprio brutta, brutta, brutta. Ok, questa forse non è una granché come pista da fare in 200cc. Forse un pelo troppo veloce. Non sono ancora abituato. Signori, noi ci vediamo in un prossimo video. Fatemi sapere un po' se volete il ritorno di Mario Kart un po' più frequentemente qua sul canale. E soprattutto se volete il ritorno online, perché la prossima partita potremo farla online a 150cc. E sapete che lì si sfondano i culi. Enjoy e credenza con voi. Bye bye.